La tortura è disumana, ha detto il Papa al termine dell'udienza generale del 17 aprile in piazza San Pietro. Dopo i saluti ai fedeli italiani, come ormai consuetudine, Francesco ha rivolto il suo pensiero a braccio, questa volta alle popolazioni in guerra. Pensiamo alla Terra Santa, Palestina, Israele. Pensiamo all'Ucraina, alla martoriata Ucraina. Pensiamo ai prigionieri di guerra, che il Signore muova la volontà per liberarli tutti. Riflettendo sulla condizione dei prigionieri, Francesco ha parlato in particolare della tortura. La tortura dei prigionieri è una cosa bruttissima, non è umana. Pensiamo a tante torture che feriscono la dignità della persona e a tanti torturati. Che il Signore aiuti tutti e benedica tutti. Quindicesima catechesi del ciclo sui vizi e le virtù all'udienza generale del 17 aprile in piazza San Pietro, Papa Francesco si è concentrato in particolare sulla temperanza, la virtù della giusta misura. Le persone senza temperanza sono inaffidabili sempre. In un mondo dove tanta gente si vanta di dire quello che pensa, la persona temperante preferisce invece pensare quello che dice. Capite la differenza? Non dire quello che mi viene in mente così, no, pensare quello che devo dire. La persona temperante, ha aggiunto, non fa promesse a vanvera, ma assume impegni nella misura in cui li può soddisfare e soprattutto è capace di controllare le proprie pulsioni e le proprie passioni. Se la persona temperante sa controllare la propria irascibilità, non per questo la vedremo perennemente con il volto pacifico e sorridente. Infatti, qualche volta è necessario indignarsi, ma sempre nella giusta maniera. Queste sono le parole, la giusta misura, la giusta maniera. Un equilibrio fondamentale, ha precisato Francesco, anche in famiglia. Il dono del temperante è l'equilibrio, qualità tanto preziosa quanto rara. Tutto infatti nel nostro mondo spinge all'eccesso, invece la temperanza si sposa bene con gli atteggiamenti evangelici, quali la piccolezza, la discrezione, il nascondimento, la mitezza. Una virtù, ha concluso il Papa, che consente di gustare meglio la bellezza della vita e delle relazioni. Preghiamo il Signore perché ci dia questo dono della maturità, dell'età, della maturità affettiva, della maturità sociale, il dono della temperanza.